Champions! Let's go! Ria! Ria, c'est un petit bout Ria! Ria! Mi ha detto padre Peppino di darvi la buonanotte. E il pensiero è questo, e lo sapete perché da anni che vi propongo, che i servizi di guarigione migliore il Signore li fa durante la notte. Abbiamo imparato da Santa Madre Chiesa, che è anche dottoressa, che con la compieta noi prima di tutto domandiamo perdono, consegniamo i malanni della giornata, poi cominciamo a dire: ora lascia che il tuo servo vada in pace, che a riposare. C'è sempre quasi una prefigurazione dell'ultimo sonno, però ci portiamo dietro nella notte un sacco di problemi, e lo sa anche la psicanalisi, la psicologia, eccetera. E il momento del sonno può essere dato, e tanto è un terzo della nostra vita che noi dormiamo, un terzo è più o meno. Poi ci sono i dormiglioni che magari dormono anche metà della vita. Però allora come si fa? Non bisogna sprecare il sonno, dice la parola di Dio, che quando il sole tramonta, se noi non consegniamo, diciamo, la parte della notte al Signore, lo consegniamo al diavolo, il quale lavora 24 ore. Ora pensate quante volte noi siamo andati a dormire consegnando la notte al diavolo, il quale ce l'ha messa tutta a lavorare anche dove, in quel profondo nero oscuro baratro che è l'inconscio, il subconscio, l'incosciente, eccetera. Allora la Chiesa dice: prima che il sole vada giù o quando tu vai a letto, tu fa come il vecchio Simeone, che dice: adesso posso andare in pace perché ho avuto, pensate, lui l'ha avuto fra le braccia Gesù bambino, noi abbiamo avuto Gesù nel cuore, lo abbiamo vivo e vero, con lui dobbiamo andare a dormire. Mentre io dormo, tu vegli, nelle tue mani io affido il mio spirito, che vuol dire la parte superiore, vero? Ma con questo anche la psiche e il soma. A quel punto il Signore dice: meno male che hai capito qualcosa, perché adesso posso lavorare nel sonno. Fa una differenza enorme, avete neanche l'idea che differenza enorme esiste. La Chiesa è da secoli che ci propone questa cosa e pochi lo sanno, perché il Signore, quando noi siamo nel sonno, finalmente può lavorare indisturbato. Facciamo il rischio di fede, buttiamo dentro proprio davvero tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo, per, non so, 8 ore, 9 ore, quante le dormiamo? Guardate che sarebbe una potenza. Un terzo della nostra vita sarebbe consegnata totalmente, senza interferenze mie, perché consegno tutto al Signore, davvero a Lui. Quante cose può fare il Signore nel sonno? Capito? Pensate che ci sono dei giusti nell'Antico come nel Nuovo Testamento. San Giuseppe, per esempio, veniva guidato nel sonno. Lui era un uomo giusto e nel sonno il Signore gli dava gli ordini principali: svegliati, adesso bisogna andare in Egitto, adesso puoi tornare, eccetera. Vedo? Abbiamo imparato una cosa grande dalla Bibbia, e se voi lo fate costantemente vedrete che il giorno dopo venite su recuperati, se no siete lì più stanchi di quando siete andati a dormire. Va bene? Messaggio ricevuto, applicatelo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.